speciale Trento Bondone. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata di TG Trentino Motori. Oggi non parliamo di macchine, ma bensì di una cronoscalata di macchine e siamo qui con il presidente della Scuderia Trentina, Fiorenzo Dalmeri, per chiedergli qualche curiosità. Ciao Fiorenzo. Ciao. Allora, iniziamo subito a porgli qualche domanda. Questa cronoscalata è alla 69esima edizione, passando comunque per momenti di gloria e per momenti comunque anche difficili. Cosa gli ha permesso di arrivare fino al giorno d'oggi con questa 69esima edizione? Io credo che soprattutto il nostro lavoro, che lo facciamo con passione, con determinazione in tutti questi anni, ripresa dalla Scuderia Trentina dopo l'interruzione avvenuta nel 1982, siamo riusciti a portarla al top delle gare europee. Ormai è la più famosa, la più attraente, la più nominata, e 69 edizioni, ma non vogliamo smettere. Assolutamente, anche la più in vita da tantissimi piloti italiani e esteri. Infatti vogliamo ricordare che quest'anno è valida sia per il campionato italiano velocità montagna, ma anche per il campionato europeo, sia per quanto riguarda le vetture storiche che sia per le vetture moderne. Ma oltre a questo, la Trento Bondone è particolare in quanto si svolge su una sola manche di gara. Questo riguarda poche delle cronoscalate, quindi è un vantaggio secondo te o uno svantaggio? No, è un grande vantaggio per l'unicità della Trento Bondone. Io dico che la Trento Bondone, e quindi anche di conseguenza io come organizzatore, la scuderia soprattutto come organizzatrice, è fortunata perché abbiamo un tracciato come questo, che è straordinario, costantemente in salita, lungo 17 km e 300 metri, un sacco di tornanti, 180 curve. Non vi sono attualmente in Europa percorsi di questo tipo e direi forse nemmeno nel mondo. Insomma, una gara unica nel suo genere, ricordiamo infatti la più lunga d'Europa e la seconda più lunga al mondo dopo la Pikes Peak in America. Infatti richiama un sacco di concorrenti ma anche tantissimo pubblico che vediamo sia il sabato che la domenica lungo tutti i 17 km del percorso. Parlando proprio a questo pubblico, quanto si paga per entrare a vedere questa cronoscalata? E da quest'anno ricordiamo si può acquistare anche il biglietto online. Conviene comprarlo online? Conviene comprarlo online perché il costo del biglietto è 20 euro e vale sia per la giornata di domenica che per le prove, il giorno di prove, quindi sabato. E conviene comprarlo online per accelerare un po' l'accesso ai tornanti e al percorso, e anche perché il costo del biglietto è 15 euro più IVA anziché 20 euro totali. Quindi insomma, chi ha intenzione di venire a vedere la gara si affretti subito ad acquistare un biglietto online già dal sito della Scuderia Trentina. Ma un'ultima domanda, e gli anni passano, siamo già alla 69esima edizione e diciamo che si avvicina anche nel futuro un possibile centenario, ci state già pensando? Sì, il centenario, se continueremo così, sarà nel 2025, perché la prima edizione della Trento Bondone avvenne e fu organizzata nel 1925. Noi ci terremo duro affinché la fama, l'organizzazione, la struttura e l'effettuazione di questa gara possa veramente raggiungere i 100 anni di storia. Ringraziamo quindi la Scuderia Trentina per organizzare tutti gli anni questa splendida manifestazione, ma soprattutto te, Fiorenzo Dalmeri, presidente di questa scuderia, e ci vediamo alla Bondone. Certamente, grazie, grazie a voi, grazie al pubblico che vorrà arrivare sui tornanti della Trento Bondone per assistere alla gara. Una richiesta, una preghiera anche, se volete, che il pubblico rispetti l'ambiente, che rispetti la natura,
che tenga pulito i luoghi in cui sosterrà. Ci sono delle zone ecologiche per gettare i rifiuti che necessariamente verranno prodotti in quella giornata, però vale la pena rispettare l'ambiente anche per il futuro della Trento Bondone. Assolutamente, infatti ricordiamo che questa cronoscalata è sì famosa per la manifestazione in generale, quindi per tutte le auto, ma anche per la bellezza di questo Monte Bondone, che è cura nostra mantenerlo e rispettarlo. Grazie mille e ci vediamo presto. Conosciuta come la più lunga d'Europa e la seconda nel mondo dopo la Pikes Peak in America, questa cronoscalata si snoda su un percorso di 17,3 km, partendo da Trento con arrivo in località Vason, in cima al Monte Bondone, percorrendo quindi un dislivello di ben 1350 metri con un totale di 42 tornanti. 9 minuti, 0 secondi e 53 decimi, questo è il record della pista siglato dal pilota toscano Simone Fagioli nel 2017, al volante di una Norma M20 FC. Anche quest'anno torna tra i concorrenti iscritti assieme al nostro pilota trentino Christian Merli. Una sfida tra loro tanto attesa dal pubblico che ogni anno ricopre tutta la lunghezza del percorso, pronto a fare il tifo per tutti i concorrenti in gara. Quest'anno la manifestazione partirà venerdì pomeriggio 5 luglio con le verifiche sportive, in programma in Piazza Dante a Trento. Seguiranno poi le verifiche tecniche per quanto riguarda le vetture e si concluderà il venerdì sera con il briefing per tutti i concorrenti da parte del direttore di gara. Nella giornata di sabato tutti i piloti potranno disputare due manche di prove cronometrate per testare le vetture e il percorso, partendo dalle vetture storiche fino alle moderne, in ordine decrescente. Ritorno in parco assistenza situato nel piazzale Ex Zuffo a Trento, dove si prepareranno le vetture al meglio per la gara di domenica. Partenza alle 9.30 per le auto storiche e a seguire le auto moderne con semaforo verde a intervalli di 30 secondi. Una sola manche cronometrata dove tutti i concorrenti sfideranno il cronometro con l'obiettivo di conquistare il primo posto di classe oppure battere il proprio record. Appuntamento quindi a sabato 6 luglio alle ore 9 per le prove, alle ore 9.30 di domenica per la partenza della gara e subito dopo per una puntata speciale dedicata al post gara della scuderia trentina Pintarelli Motorsport. In collaborazione con...